Bentrovati carissimi amici, appuntamento con A Tu per Tu. Oggi con Carla Turolla, 60 anni, imprenditrice, laureata in fisica, donna transessuale. Io direi per definirla, da quel poco che posso averla conosciuta, il primo approccio telefonico, cortesemente aggressiva. È in Sì, questi termini? può essere. Cosa nasconde questa aggressività? Niente, è un tratto di carattere. Non vorrei iniziare con una lezione, ma è bene fare chiarezza. Cerchiamo di fare appunto luce su questa terminologia. Si parla tanto di transessuali, transgender e travestiti. Qual è la differenziazione? So che chissà quante volte avremo percorso questa No, vabbè, domanda. allora adesso io non lo so, i termini sono, diciamo, facciamo una prima distinzione, travestitismo e tutto il resto. Allora, il travestitismo è un, come si dice, uno sport, Un un gioco? gioco con componenti di tipo parafiliaco che riguarda essenzialmente il mondo maschile. Quindi sono ometti che vivono la loro tranquilla vita. Ometti in senso dispregiativo, no? Uomini, ometti, come la stragrande maggioranza degli uomini sono più ometti che uomini. No, dico questo perché solitamente al travestito si abbina un discorso di trasgressione. No, sì, ni, non lo so, non, cioè, non ne faccio parte del mondo, non lo so. Può essere, infatti, i manuali dicono, però ripeto, qui parlo per cultura, non per vita. I manuali dicono che esistono componenti tipo parafiliaco. Probabilmente è vero, non lo so, però insomma, se vedo grosso modo quello che succede, essenzialmente si tratta di uomini che fanno la loro normale vita maschile. Una volta ogni tanto, il weekend, il sabato, eccetera, si mettono in tacchi da 12, reggicalze e robe del genere per andare nei locali ospitali a suonare, ballare, fare robe. Credo non di più, credo, francamente non ho. Una sorta di drag queen. Sì, esiste una. La differenza essenziale è che le drag queen hanno ancora di più una componente tipo teatrale. Però, francamente, è un mondo che conosco poco e non frequento, devo dire la verità. Sì. E che non posso darti da tu, sì, che non ti piace. Non mi fa né caldo né freddo, non mi riguarda, non so, come dire se mi piacciono i tifosi del calcio, non mi fa né, devo dire che no, non mi piacciono neanche i tifosi del calcio, ma non mi fa né caldo né freddo, non mi riguarda, non so come dire. Indifferenza assoluta. Sì, assolutamente. Altra cosa è la condizione transessuale, transgender, transessuale, non lo so, poi qui le definizioni sono sfumature di bordo, però qui la questione è un po' diversa ed è per usare, allora, lo dico in due modi, come diceva la Simone de Beauvoir, maschi e femmina si nasce, uomini e donne si diventa. Il genere è un dato culturale, si diventa, non si nasce uomini o donne, si diventa con un lungo percorso di cultura, da una parte, e dall'altra, l'altra cosa è che anche questa è una banalità, però insomma tu puoi nascere in un corpo sbagliato. Queste sono, tanto per dirla Molto a soft, sì. sì, no, ma per dirla in modo, come si dice, dogmatico, Sì. il modo come si può approcciare la questione transessuale. Alla fine, non è nulla di più e nulla di meno che scindere in modo netto, il legame ontologico fra sesso e genere. Quindi tu sei nata in un altro corpo, sostanzialmente. No, io sono nata nel mio Sì, nel corpo, tuo ho corpo, adeguato il però mio è corpo, assolutamente sì, in questi semmai. Il mio termini. corpo non l'ho cambiato e questo ancora non si cambia corpo, lo si adegua, semmai. Allora, cosa è cambiato in questi anni? Anche se sappiamo poco o niente, è difficile abbattere lo stigma, mancano le leggi, insomma, c'è molta strada da fare. C'è Un'enormità, tutto da fare. c'è tutto da fare. Il problema principale è quello che dico sempre, sono per fare militanza che non faccio più da anni, ma insomma, mancano le leggi, mancano le leggi. Cioè, le leggi sono,
non cambiano il modo di pensare della gente apparentemente immediatamente, ma lavorano nel profondo, lavorano sotto. Le leggi sono il modo come la collettività interpreta il tuo esistere, è una roba fondamentale. Ne mancano tante, però quella più importante che ci manca sono due essenzialmente. Una legge che è contro la omofobia, transfobia, cioè una legge che riconosca lo stato di stigma delle condizioni di diversità di genere e di sesso. Peraltro qui tu ti sei battuta molto mettendoci la faccia. Sì, per forza non puoi non mettercela, non so come dire. Vabbè, insomma, c'è chi può muoversi. Non puoi non metterla perché, cioè, poi alla fine con questa faccia ci vado in giro tutti i santi giorni, vado dai clienti, vado con i collaboratori, per forza. Questa è la prima legge che manca. La seconda legge che manca è quella di avere una legge meno bizantina e stupida di quella che c'è per la gestione della transizione di sesso e di genere. Che la legge che abbiamo noi oggi in Italia, che risale ai primi anni Ottanta, è una legge ancora adesso, dopo quasi 30 anni, senza regolamento attuativo ed è di una inutile complicazione da una parte e dall'altra è una legge che per anni ti fa vivere in una fisicità diversa dai tuoi documenti. Prova ad andare a votare, prova ad andare in ospedale, insomma sono prove dure che ti complicano inutilmente la vita perché è una pura questione burocratica. E tu come hai superato questi momenti, se li hai superati? Superarli, cioè non è come che li superi, li hai vinti, vivi. No, cioè, insomma, se devi andare a votare, signora venga di qua, no, i documenti sono sbagliati, devo andare di là, è una volta, due volte, tre volte, alla decima volta dice andate via, eccetera, voteremo la prossima volta. E questo è il facile, il difficile è quando devi andare in ospedale perché c'hai anche uno stupido problema di fare una visita specialistica, no? Io apro una parentesi, per scelta culturale tutta la mia transizione l'ho fatta nelle strutture pubbliche perché ritengo che io abbia diritto alla mia sanità, no? Questo quanto tempo fa? Vabbè, è una transizione molto lunga, la mia è durata 5 anni. Diciamo che, secondo, per dirla, è tutto finito in un anno fa, poco più. Ma per cui non è molto? No, dall'aspetto burocratico, sì, legale, sì, sì. Ma è lunghissimo, sì. E non finisce mai. Mentre l'aspetto fisico è avvenuto? Una decina d'anni fa. Sì. È per questo che dico che non finisce mai, no? Cioè, prova ad andare in un ospedale dove è vero che ci sono regolamenti in difesa della privacy, ti dovrebbero chiamare col numero, mai usare il nome, il cognome, vallo a dire alle infermiere questa roba qua così. Signor Turolla, arriva, ma lei chi è? Dico, sono io, urlando, ma cioè, sì, insomma, se sono robe, succede. Bisogna imparare ad attrezzarsi su sta roba qua così. Questo è uno dei motori principali dello stigma, eh? È uno dei primi motori dello stigma. Poi è chiaro, se hai talenti in tasca, come dicono le sacre scritture, te la cavi. Meno ne hai, più problemi ci sono. Analizziamo due cambiamenti. Prima quello fisico, cosa è cambiato in te dal momento in cui si è intervenuti sul tuo corpo? E poi quello, chiamiamolo legale, burocratico. Quello fisico lo si vede, non so come sì, dire. Sì, assolutamente. Ma per te, mentalmente, cosa è cambiato? Anche questa è una liberazione, raggiungere un qualcosa forse disperato, quante paure, preoccupazioni, ansie. Allora, posso banalizzare la questione, no? Allora, è molto più difficile mandare avanti un'azienda tutti i santi giorni per anni che fare una transizione. Dopodiché, nel momento in cui tu fai la transizione, in quei 2 o 3 anni in cui diciamo così, la parte cognitiva ha deciso che tu c'hai qualcosa che nel cervello deve essere messo a posto e in accordo con il fisico, ti ci vuole un momento in cui questa roba scende dalla parte affettiva alla parte cognitiva. Quando ne hai cognizione, comincia un percorso di transizione. Questo percorso di transizione è complicato perché tu per un periodo non piccolo della tua vita
vivi a metà strada, in cui la tua mente funziona in un modo, il tuo corpo appare in un altro e gli adeguamenti che fai, che non è che tu entri da una porta ed esci dall'altra completamente cambiata, non so come dire, no, ci vuole, c'è un percorso, c'è un percorso medico, c'è un percorso psicologico, c'è bisogno di un qualche strizzacervelli che ti dia una mano a capire come funziona, hai bisogno dell'endocrinologo per non avvelenarti, perché insomma il rischio di avvelenamento esiste, devi fare una roba con molta razionalità. Bene, quando fai tutto, per qualche mese, anni, per 2 o 3 anni, tu non sei né carne né pesce. E la gente si accorge che non sei né carne né pesce, ed è un casino, insomma è difficile, no? O ti metti tutte le volte a fare delle infinite discussioni su chi sei, che cos'è la transizione, cosa non è, come funziona, come non funziona, se no alla fine passi un po' in silenzio, nascondi, eccetera, poi un giorno che ci siamo pronti, sono pronta, avverti tutti, domani tacchi e minigonna. Qualcuno ti ha aiutato in modo particolare in questi momenti? Una persona vicina, una persona che ti... ti è stato veramente di grande aiuto? Tanti e nessuno. Anche qui... Quindi tu vivi fondamentalmente una sorta di solitudine? No. Perché? No. Sono una vita piena, tranquilla, felice, con amici, affetti e tutto il resto. No, non sono... La solitudine... Quali no. sono le tue paure? Bella domanda. La prima è la povertà. Che apparentemente non sembrerebbe esistere, però le preoccupazioni ci sono, essendo dirigente d'azienda. Litiga con le banche, con i clienti che non ti pagano, la povertà intesa come... Non, allora dici, sì, vabbè, tanto fra un anno ti danno la pensione, se il governo non sposta ancora le date, no? Per la carità, è vero, però la povertà è una bella angoscia. La seconda è la malattia, ma sto parlando di banalità, no? La seconda è la malattia, l'invalidità, il fatto che l'indipendenza, l'autonomia per me è un valore fortissimo. Se non ce l'hai più, io non so, mi sembra una roba da incubo. Non è che di fronte a me ci sarà una vita per i prossimi 60 anni. Noi te lo auguriamo, però, no, però sarà un po' difficile. No? Però quindi prima o poi arriva il momento in cui dovrei fare i conti con la mancanza di indipendenza. Bene, lì si dovranno far tirare un po' di conclusioni. Quali sono i tuoi riferimenti politici? Tu sei stata politicamente impegnata nella lista Boni. Vita. Beh, ma io ho 60 anni, vengo dal 68, non posso... Cioè, l'ho fatto tutto intero dall'inizio alla fine. Anche in manifestazione. Infinite divertenti partite a San Pietrini con i poliziotti, sì. Infinite riunioni di partito, tutto, non ci siamo negati nulla. La mia, ovviamente, anche se al giorno d'oggi dirlo è strano, la mia, il mio gene politico è nella sinistra. Quale sinistra oggi non lo so più che cosa sia. Quindi è completamente abbandonato questa possibilità. Nel senso che l'altro anno ero perfino... Quando è stato le comunali a Berlo? Due anni fa. Io sono stata perfino in lista con i Verdi. No, non è che io abbia abbandonato totalmente l'idea di fare politica. È che... Mi fa un po' di confusione i criteri di schieramento oggi esistenti, non li capisco più tanto bene. Sì, penso tu non sia l'unica. Sì, penso che non abbia... Cioè, è un po' tutto un po' molto strano, no? Cioè, questa roba di avere una sinistra incapace di fare cose di sinistra se non che massimalista, e una destra che una volta avrebbe dovuto essere moderata e che è diventata estremista. Cioè, io non lo capisco, queste robe qui non ne capisco più. Diversamente, di cosa sei innamorata? Ah, io
In che senso? Della vita di una persona, di... No, di una persona, sì, di tante persone, ma insomma questa è una roba assolutamente personale, privata, assolutamente. Infatti, no? Sì, più di una persona, cioè, abbiamo affetti profondissimi che però proprio perché sono estremamente personali non si mettono in piazza per nessun motivo al mondo. Io ho due grandi passioni nella vita che coltivo da sempre, fotografia e vela, sailing. Tutte e due oggi poco praticate perché appunto queste maledette 12 ore al giorno. Poi il sabato che cosa devi fare? Devi un po' pulire casa, devi andare a fare la spesa se non mangi no durante il resto della settimana. Poi io la mattina faccio la mia ginnastichina tutti i santi giorni per tenere queste quattro ossa in croce tenute bene, per cui insomma tempo non ce n'è, ma sono le mie due grandi passioni. Poi certo, gli affetti sono una roba fondamentale, senza affetti non si vive. Quando passi in strada e vedi passeggiare sui marciapiedi di notte, qual è il tuo pensiero? Ma io giro poco di notte perché alle 11 immaginiamolo, dormo. Sappiamo benissimo dove vogliamo arrivare, sì. Indipendentemente da quelle povere persone, tra virgolette, che si trovano a passeggiare, costrette a passeggiare. Allora, la prostituzione... la prostituzione è un dato, credo, ineliminabile nelle culture umane. Questo è il punto di partenza. Ed è un dato di realtà. Com'è che si dice il più antico mestiere del mondo? Sì, qualcosa del genere, no? Ecco. Dopodiché vanno, come si dice, difese le persone. E invece di parlare delle prostitute transessuali, che c'è questo problema dello stigma, se uno pensa alle nigeriane o alle ucraine importate a forza o rapite o portate di nascosto clandestinamente qui da noi, non solo in Italia, in Europa occidentale, per essere oggetti sessuali, e quindi e fra queste a questo punto comincio a metterci anche le sudamericane, sì, transessuali, la loro è una condizione più o meno simile a quella della schiavitù e della totale reificazione del corpo. Lo traduco, reificazione del corpo vuol dire che questi sono degli oggetti, esattamente come un oggetto, questa calcolatrice o il microfono che tieni in mano, e vengono usate volta a volta per il piacere sessuale, per lo spaccio di droga, per qualunque altra cosa. Quindi queste sono persone prima di tutto che bisognerebbe trovare il modo di difendere dalle malattie, dagli spacciatori, dagli schiavisti, primo. In secondo luogo bisognerebbe avere anche cura dei virgolette clienti. I clienti ci sono, la prostituzione non la fa l'offerta, la fa la domanda. Sono gli uomini che vanno a puttane, non sono le puttane che cercano gli uomini, detto brutalmente. E poi c'è questo numero crescente di persone che va, tra virgolette, a trans. Ma non so se è un numero crescente, io non credo che sia un numero assolutamente crescente. Assolutamente sì. E ne è una dimostrazione e conferma che stiamo sparlando, anzi noi no, chiaramente, ma c'è chi sparla del gay in senso lato e poi di riflesso viene definita una persona sensibile, onesta e sincera. Quindi c'è questo grande contraddittorio, molto più di tante altre. Io però qualche dubbio ce l'ho perché parto da, per quanto riguarda la prostituzione transessuale, parto da 3 o 4 numeri. Allora, le persone transessuali in Italia a contarci larghe sono 20.000, di cui 2/3 donne transessuali, cioè persone la cui genetica, il cui gene è maschile ma il cui genere è femminile, e 1/3 il contrario, cioè uomini transessuali. In queste 20.000 persone, 2.000, non di più, sono le prostitute immigrate più o meno clandestinamente dal Sud America. Flusso che negli ultimi anni è anche drasticamente diminuito, perché con lo sviluppo economico del Brasile e con le leggi che Lula ha fatto, la condizione transessuale in Brasile ha meno stigma oramai che quella che ha qui, e quindi la gente non emigra più come schiave del sesso, o emigra molto meno. Bene, sono 2.000, cioè, allora ci sono 40.000 nigeriane, 30.000 ucraine, 2.000
Mettici anche altrettante italiane, sono 4.000 le prostitute transessuali in Italia, cioè sono grosso modo un ventesimo del totale del mondo della prostituzione. Non mi si può dire che è il focus della prostituzione questo, non me lo si può dire, i numeri dicono che non è vero. Che cos'è che fa colpisce? Colpisce l'aspetto, come si dice, paradossale, colpisce lo stigma, ma non il fenomeno in sé, che rispetto alla totalità della prostituzione in Italia non è più che un ventesimo, un 5%. Numero marginale, ma probabilmente la frequentazione, che numericamente è importante. Va bene, se posso usare un linguaggio un po' scurrile? Libero. Ecco, allora, se una fa 20 marchette in un giorno e la sua collega nigeriana ne fa 3, ma sempre alla fine il numero di marchette, cioè il numero di clienti possibili, resta, come dire, violentemente squilibrato. Uh-huh. Ripeto che il problema non è la dimensione del fenomeno, ma il peso culturale del fenomeno, che è tutta un'altra roba. Cioè, sono il 5% del mondo della prostituzione, però è come se fossero la prostituzione. Non solo è come se fossero la prostituzione, ma è come se questa prostituzione riguardasse tutto il mondo transessuale. Voltiamo per un attimo pagina. Non so se è chiaro il ragionamento. Sì, chiarissimo. Puoi non rispondere, sicuramente lo farai. Che rapporto hai avuto o hai ancora oggi, mi auguro, con i genitori? Beh, mia mamma non c'è più, per cui lutti che non si sanno mai. Con il mio vecchio va bene, e anche con mia sorella va bene. Vi sentite frequentemente? Diamine, ci mancherebbe altro. Non solo ci sentiamo, ma ci visitiamo. Ma ci mancherebbe altro. No, anche perché è difficile, come posso dire, dare una collocazione geografica tua propria reale, perché sei nata nel Padovano, sbaglio? Mm-hmm. Hai frequentato quella zona che peraltro ami. No, il Padovano è soltanto la prima infanzia, diciamo che sono cresciuta nelle Marche, che ritengo il mio posto e sono la mia vita adulta l'ho fatta a Milano. Più a Milano, qui. Poi vivi in un paese della Bergamasca, lavori a Brescia, insomma. Ma qui è un problema, come si dice, di logistica. Sì, i clienti sono strada. A Milano, l'azienda è a Brescia, io mi sono messa a metà strada, perché una o due volte alla settimana sono a Milano e due o tre volte alla settimana sono a Brescia, per forza, è proprio per, come dire, per guadagnarsi meglio la medaglietta dei forzati della A4. Ricordi l'ultima volta che hai pianto e ti capita spesso? No, spesso no. Cribbio, cioè che mancaria. No, è l'ultima volta che ho pianto. E beh, insomma, con i lutti in famiglia si piange bene. Eri molto legata a tua madre. Ma insomma, non credo che nessun figlio non possa che essere legato ai genitori. Però la mamma in particolare, insisto, perché hai avuto un attimino di... Sì, no, ma per mia madre era una persona difficile. Difficilissima, una roba complicata come pochi. Ma anche perché fondamentalmente mi sembra di capire che tu ami le persone difficili, le persone complesse, proprio per questa voglia, capacità di entrare. Le persone banali sono stupide, non vale la pena di perdere tempo. Proprio chi se ne frega. No, mia madre è una persona complessa, difficile, molto sfaccettata e però molto interessante. E loro come hanno vissuto questo tuo cambiamento, il papà, la sorella? Ah, malissimo all'inizio. È stata mia sorella che ha fatto da mediazione. E devo dire, scoprendo le, come si dice, qualità che non pensavo avesse, è stata molto brava. È una domanda banalissima. Cos'è possibile fare per cambiare questi preconcetti? Si può fare, si riesce a fare qualcosa? Si deve fare qualcosa? Allora, uso una parola greca che bisogna si vuole il martirion, che tradotto vuol dire la testimonianza, non il martirio come lo intendiamo oggi, perché di martiri sono quelli. No, si vuole una testimonianza, bisogna essere in grado di testimoniare il fatto che la propria condizione è una condizione
di normalità, per la carità, sei una piccola minoranza, beh, mica, però è una condizione assolutamente di normalità. Io conosco molte persone come me, lavorano, cioè conosco avvocati, conosco imprenditori che fanno fatica esattamente come faccio fatica io, conosco medici, insomma, cioè non è che il nostro cervello si è tagliato in due e non funziona più, no? Siamo, la più parte di noi appartiene al ceto cosiddetto borghese, che è larghissimo, ai ceti medi. Allora, bisogna, da una parte ci vuole testimonianza e dall'altra ci vuole un minimo di azione sociale, se non politica, perché insomma, porca puttana, ste cazzo di leggi, scusi il linguaggio, però insomma, ci servono. Scusa. No, ma pensavo ai telespettatori. Che, terza persona, sì. Sì, che se, ci servono regolamenti e leggi un po' meno stupidi di quelli di adesso. Tu pensi che, fatto questo discorso, la tua posizione lavorativa ti abbia aiutato rispetto a altri che vivono una situazione come la tua? Queste conoscenze? Ma non lo so, devo dire non lo so. Non so se mi ha aiutato o se è stato più difficile. Non materialmente, psicologicamente, no. Frequentare certi ambienti. No, a me mi ha aiutato molto psicologicamente il fatto di avere certezza delle mie capacità. Cos'hai da rimproverarti? Si vive, meglio non vivere di rimpianti. Cioè, è troppo, ma è meglio non pensarci. Cosa ti piace particolarmente del tuo essere donna? Posso dirlo? Al limite lo copriamo, sì, se è un'indecenza. No, non è un'indecenza, però il fatto che ogni tanto qualcuno mi corteggi mi piace. E devo dire, a 60 anni avere il piacere di qualche piccolo corteggiamento, purché sia nei limiti della decenza, dell'educazione, delle cose ben fatte, eccetera, è piacevole. Molto anche. Cercavamo anche uno spazio per farti i complimenti per i 60 anni, questa è l'occasione più consona. Cos'è per te la maternità? Maternità o genitorialità? Maternità. Non lo so. Come? Quindi, non ho, per ovvi motivi, percezione del percorso, che è un percorso fortissimo, ma non ho percezione del percorso che genera il figlio nel grembo della madre. Genitorialità ci hai pensato? E come? Genitorialità? Anche se anche qui insomma il discorso è complesso, lungo, faticoso. Il discorso non basterebbe un paio di libri. Il punto, lo snodo è che si è genitori indipendentemente dal genere e dal sesso. Si è genitori di successo, fra virgolette, se scatta la molla dell'affetto. Se non c'è affetto, ma c'è seguire le regole, ecco che vengono fuori i Maso, ecco che vengono fuori Omar, com'è che si chiamava? Il rapporto con i figli è un rapporto in cui lo scambio, il liquido che si scambia è l'affetto. E da qui ne discende una marea. Cioè, se tu non hai piacere vero, intenso, profondo a stare con i tuoi figli, è meglio che tu non faccia il genitore. Se stare con i tuoi figli è bello, ti riempie, ah che bello! Quando sono bambini, quando sono piccoli, quando sono adolescenti, che sono complicatissimi, quando sono grandi, in cui cominci a vedere che sono queste barchette che se ne vanno nella vita per i fatti loro, e bello. Pensi di avere molto affetto da dare? Lo dicono gli altri se ce l'ho o no. Io penso di sì, però non è, come si dice, non è una buona testimonianza. Devono essere gli altri a dirlo. In mezzo a tutto questo bailame, cos'è che è rimasto di positivo che ti fa guardare con fiducia al domani? Quale bailame? A tutte queste difficoltà, questi ostacoli, questi momenti di scoramento. Domani deve esistere. Quindi è il fatto che esiste è un buon motivo per lanciarci addosso, non so come dire. Chiudiamo con un messaggio di fiducia per tutti.
Soprattutto per chi vive una condizione difficile. Allora, sì, è giusto, è vero, ce la si può fare sempre. In tasca tutti hanno qualche soldino di buona qualità, dei talenti, come dicevano le Sacre Scritture. Ravanare bene nelle proprie tasche, tirarli fuori e saperli fare sfruttare, ce la fai sempre. E puoi sempre farcela. Un esempio l'abbiamo avanti a noi. Noi ringraziamo e ti auguriamo altri 60 anni, forse un po' più tranquilli, meno tribolati e con grandi soddisfazioni. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.